Imagine there's no heaven. La diffusione della cultura e della storia del territorio è il fulcro dell'impegno dei giovani volontari del Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno, ideatori del festival Tracce di Luce, che si è concluso ieri sera a Castelnuovo al Volturno con l'esibizione del cantautore molisano Lino Rufo, accompagnato dalla sua band. 7 giorni di eventi intensi, aperti a tutti, spalmati nelle fasce mattutine, pomeridiane e serali. Un'operazione promozionale ben architettata, riuscita a far emergere un interessante spaccato sulla vita e le opere del pittore Charles Moulin, rafforzando il filo conduttore con la realtà locale attraverso itinerari escursionistici di elevato pregio. 7 artisti in residenza qui a Castelnuovo al Volturno che lasceranno opere d'arte contemporanea di ispirazione a Moulin. Per noi l'importante in Tracce di Luce è lasciarci ispirare dalla vita e dall'opera di Moulin per riattualizzarlo e renderlo contemporaneo, farlo rivivere nella società. Una realtà, quella del CISAV, che continuerà a far parlare di sé anche nel corso del prossimo anno. Tanti progetti in cantiere che i giovani associati si apprestano a concretizzare anche nel mondo dell'editoria. Un laboratorio intellettuale improntato sulla condivisione dei valori autentici dell'amicizia, che alza decisamente lo spessore dell'offerta turistica dell'Alta Valle del Volturno. Ci occupiamo di cultura e di diffusione e di divulgazione della cultura. Crediamo che il libro e l'editoria oggi abbiano un ruolo fondamentale nella trasmissione del sapere. Come associazione noi ci occupiamo di autoprodurre conoscenze, di produrre sempre nuove conoscenze e di mettere a sistema quelle vecchie conoscenze e saperi che con lo spopolamento dei nostri territori rischiano di andare perdute. È un'operazione importantissima. Lo facciamo dandogli un risvolto pratico, territorializzando il concetto. Going down is a lie.